Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio dello Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Maestro di sapienza e padre della fede, tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio. In te il Divino Spirito dispensa con amore il pane e la parola sulla mensa dei piccoli. Tu illumina ai credenti il mistero profondo del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Tu guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, che svegli nei tre santi la gioia dell'amore. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore e la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, ne attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli inimici che mi assalgono, i miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi. Per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, un cielo. Io voglio parlare, dalla terra, le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore, il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
sopra i cieli dinanzi alla tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e pellegrine. Gli hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Vegliano sulla tua chiesa. Gli hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Non siete voi a parlare, mio Padre in voi lo Spirito di Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato le vente il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui andrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecore, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, vive nel tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che il San Domenico ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che nei santi pastori posti al servizio del popolo ti sei fatto medico dell'anima e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità di San Domenico, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, o Dio, che con la predicazione apostolica di San Domenico hai chiamato i nostri padri alle mirabili luci del Vangelo. Donaci di crescere nella conoscenza e nell'amore del Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. E gli Dio viva regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. E diciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discende nel benigno nell'intimo dei cuori. Dolcemente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio Trino ed unico, fonte di eterno amore. Amen. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io, Padre, ti ho mandati. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumi nei miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto? Io sono come un otre esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori? Mi hanno scavato fosse gli insolenti, che non seguono la tua legge. In verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano, vieni in mio aiuto. Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolto Dio il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno, guidami su rupe inaccessibile. Sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo. Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei roti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio, grazie e fedeltà lo custodiscano. Allora canterò inni al tuo nome sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta Dio la voce del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiura degli empi, dal tumulto dei malvagi. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono di sorpresa e non hanno timore. Si ostinano nel fare male, si accordino per nascondere i panelli, dicono chi li potrà vedere. Meditano iniquità, attuano le loro trame, un baratro è l'uomo e il suo cuore è un abisso. Ma Dio ricordisce le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti. Li fa cadere, chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno presi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto girerà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, i retti di cuore ne trarranno gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io, Padre, io ho mandato. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano.
Il Signore ha scelto il suo servo. Guida maestro del suo popolo. Vediamo. Oh Dio, che con la predicazione apostolica di San Domenico hai chiamato i nostri padri alla mirabile luce del tuo Vangelo, donaci di crescere nella conoscenza e nell'amore del tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e lo regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».
Ad un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va ed annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Il brano del Vangelo di quest'oggi ci fa attentamente riflettere sulla vocazione, sulle scelte che si possono o si devono fare. La scelta vocazionale, che significa chiamata, è Cristo che la fa, ma non sempre Cristo è corrisposto né risposto da chi vuole seguirlo. Per seguire Cristo bisogna rinunciare a se stessi, e rinunciare a se stesso significa senza nessuna condizione, né sì, né dopo, né domani, ma immediatamente. Dal momento in cui Cristo ci chiama, noi dobbiamo rispondere, pronti, nella nostra piena disponibilità, ma in una disponibilità gioiosa, serena, una disponibilità nella quale ognuno di noi risponde a colui che chiama, a Cristo. Ecco perché il brano richiama sempre il concetto e le risposte di Gesù a chi, ma questo avviene soprattutto per quei cervelli volubili che oggi dicono una cosa e domani ne dicono un'altra, è molto semplice: lasciate che i morti seppelliscono i morti. Chi mette mano all'aratro non è adatto al regno dei cieli. E così tante altre risposte che Gesù dà a coloro che, pur avendo il desiderio di seguirlo, non lo fanno. E invece Gesù richiede una risposta pronta, immediata. Ma che cosa vuol dire? Perché questa immediatezza? Perché Gesù ci dice che vuole una risposta rapida? Perché da tutto questo dipende dalla fiducia che noi poniamo in Cristo. E allora, se Cristo ci chiama, dobbiamo rispondere, ma rispondere con immediatezza. Se Cristo ci chiama, non ci sono beni, padre, madre o fratelli o sorelle, come lui dice, ma c'è solo lui. Quasi Gesù ha quasi gelosia di coloro che lui chiama e che non rispondono. Questo non risponde lo porta a dire: chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto al regno dei cieli. Oggi si potrebbe anche dire, trasformare, ecco, questa frase alla volubilità di chi oggi è tutto entusiasta e domani tutto questo entusiasmo gli passa, da coloro che facilmente si lasciano prendere dal proprio ego, dalla propria malinconia, e dimenticano invece che Cristo deve essere il tutto per chi è chiamato nella vita sacerdotale o nella vita religiosa ad essere pronti e disponibili senza ma e senza poi. Ci dà l'esempio oggi San Domenico di Guzman, questo uomo, questo spagnolo, che lascia la sua famiglia e che a sua volta entra a far parte del clero, ma ad un certo punto si accorge che ciò che è importante è portare
l'annuncio di Cristo. E allora accoglie accanto a sé alcuni compagni, fonda l'ordine dei predicatori e con questi chiede che vadano e portino l'annuncio del Vangelo a tutte le genti. San Domenico è stato un grande nella storia, un grande nell'umiltà, un grande nella preghiera, ma un grande nella predicazione. Lui che ha girato mezza Europa a Bologna, dove è sepolto il suo corpo, lì ha lasciato questo mondo, ma ricordando all'ordine domenicano, ma ricordandolo anche a noi, che la cosa più grande è annunciare il Vangelo. E se veramente gli uomini di chiesa annunziassero il Vangelo, si preoccupassero meno delle cose terrene, meno delle cose di questo mondo, forse questo annuncio sarebbe già arrivato, come dice Gesù stesso, a tutti i confini della terra. L'ordine domenicano è un ordine che nella storia ha contato molto e tuttora, proprio per l'intelligenza, la predicazione, l'annuncio, l'umiltà e la semplicità di questi uomini che hanno seguito San Domenico. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, per l'intercessione di San Domenico, le preghiere e le offerte che ti presentiamo. Con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del Vangelo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Dio onnipotente ed eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che tu prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Giuseppe, con Valeriano Cecilia Benedetto, Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Agnello di Dio. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del Oh, mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono stato salvato.
cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzati nel silenzio tra le lacrime sperate, che se ne spasso davanti a te cadesse sulla morte. Ora è il cuore tuo in festa, perché il grano biondeggia mai, è maturato sotto il sole, con il pollo dei granai. Vivi la vita come Maria ai piedi della croce, e sarai Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito al pane di vita eterna nel ricordo glorioso di San Domenico, fa che la tua Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, raggiunga la piena comunione con te, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù, oggi vorrei offrirti tante cose, ma le mie mani sono vuote. Vuote ma cariche di dolore e di sofferenza che provengono da tanti nostri fratelli e da tante nostre sorelle. Cosa posso offrirti se non il dolore di famiglie intere? Cosa posso darti se non la sofferenza di uomini e di donne, se non la solitudine di tanta gente? È vero, Signore, che soprattutto in questo momento c'è il fracasso, ma anche un'armonia o un'allegria tra la gente. Ma se tu, come tu sai guardare e vedi, se vedi nel profondo, c'è tanta inquietudine, tanta solitudine, tanta sofferenza. Ed è quello che oggi voglio offrirti. Te lo offro per coloro che sono gli umili, i poveri, gli emarginati. Te lo offro, Signore,
non per i furbi che ti cercano quando ne hanno bisogno e a cosa risolta non hanno né gratitudine, non sono grati a te. Ma tu, Signore, perdona la loro ignoranza. Dona benedizione e pace oggi a chi è ammalato, a chi soffre, a chi ha bisogno di te. Benedici la nostra famiglia associativa e fa che comprendano che solo attraverso la preghiera e la carità c'è la scala che raggiunge te nell'eternità. Benedici, Signore, coloro che si sentono abbandonati. Benedici il mondo intero, coloro che soffrono a causa delle guerre, coloro, ecco, che ti gridano, è il grido dei poveri, è il grido dei disperati che giunga a te. Questo è quello che oggi possiamo offrirti e questo oggi ti offriamo, Signore. Tu che tutto puoi, tu che tutto conosci, tu che tutto sai, sii misericordia e giustizia per ognuno di noi. Ci aiuti e ci soccorra, colei che ai piedi della croce ci hai donato come tua madre. Ci aiutino i santi Valeriano e Cecilia. Ci soccorra la predicazione, la parola e la preghiera di San Domenico che oggi celebriamo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Faccio gli auguri a tutti coloro che portano il nome di San Domenico, che siano degni di questo nome che portano e che il santo della parola, il santo della preghiera, li aiuti e vi protegga tutti. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. In so
Avevo tanta voglia di viaggiare. Tu mi dicesti vai ed io partì. Son vivo, dissi allora ad una donna. A te amico mio pensaci tu. Prendimi per mano Dio mio. Guidami nel mondo a modo tuo. La strada è tanto lunga e tanto dura, però con te nel cuore non ho paura.